Ciro Nardella, Master Sommelier dello Stafford Hotel, non ha bisogno di presentazioni questo hotel qua. Lui sono più di 30 anni, 30 anni che si vive qua. 33 anni. Quindi hai visto tutta l'evoluzione del vino italiano qua a Londra? Sicuramente sì, insomma, come dicevo, c'è stato proprio un salto, cioè in qualità, ecco. Siamo passati dalla quantità alla qualità, diciamo, negli ultimi proprio 15 anni. La percezione dei clienti inglesi, io parlo dell'inglese English, la percezione di questo salto c'è stata? No, assolutamente, io credo che adesso apprezzano il vino italiano molto di più di quanto lo apprezzassero 20-30 anni fa. Questo grazie anche a qualcuno che lo spiegava. È chiaro, è molto importante, cioè il nostro ruolo è molto importante, noi siamo degli educatori, diciamo un po' indietro. Quello che è successo sul mercato inglese è che, diciamo, negli anni 60, negli anni 70, gli inglesi non bevevano molto vino, loro bevevano la birra. C'è stata un'esplosione, diciamo, una volta che gli inglesi hanno iniziato a prendere le vacanze in Francia, cioè iniziavano a viaggiare, hanno scoperto la bottiglia del vino col pasto e si sono educati e siamo arrivati adesso a un livello molto molto alto, perché io credo ci siano qua tantissimi esperti e tantissimi buoni palati in Inghilterra. Cioè è incredibile, negli ultimi 30 anni, cioè da non avere vino sul tavolo a dove siamo oggi. Poi c'è un'altra cosa, noi qui siamo esposti, diciamo, ai vini di tutto il mondo, non essendo un produttore, diciamo, anche se di vino. Qualcosa, quindi il vino italiano ha ancora un po' di margine di crescita qua? Assolutamente, non solo, a discapito di altri paesi. Perché, dicevo, prima c'era la quantità, adesso c'è la qualità e sono disposti a pagare un po' in più, però... Il vino piemontese in particolare, come lo vedi? Il vino piemontese secondo me non aveva bisogno di biglietto da visita, perché come tanti nomi, cioè il Barolo era uno dei vini che era riconosciuto immediatamente, però secondo me anche il Barolo, diciamo, di 30-40 anni fa aveva qualche problemuccio. Ecco, che usavano, non so, quelle botti del bisnonno. Poi un giorno hanno deciso di fare, dice, il vino senza la ricetta del nonno. Hanno iniziato a fare il vino. Ecco. E hanno dato un po' di corpo, un po' di frutto, insomma, usare delle barricche, diciamo, nuove, insomma, tantissime cose che bisognava fare. Però qua nel mercato qua inglese non c'è anche uno strapotere della grande catena. Le grandi catene, sì, la grande catena, però bisogna vedere quello che offrono oggi. Se tu vai da Waitrose oggi puoi comprare qualsiasi cosa, ci sono dei vini molto molto buoni, hanno dei master of wine che fanno le selezioni e tutta la roba, cioè siamo già passati a un livello diciamo di qualità, ecco. Assolutamente, te puoi comprare qualsiasi vino. Cioè, sono anche lì, puoi anche comprare un tonno acciaio se vuoi. Ormai, diciamo, quell'immagine del supermarket che ti vendeva il vinello a 2,50 sterline, insomma, non è più, insomma, l'evoluzione, ecco, insomma, è una cosa, cioè, adesso la gente magari spende un po' meno, però vuole un po' di vino, un vino che... qualità, diciamo, classe, non è la stessa cosa, il mercato cambia, è sempre in evoluzione, qui ci sono tantissimi vini, noi in Inghilterra viviamo il vino di tutto il mondo, se c'è un paese che fa il vino, la bottiglia è qui, cioè in Inghilterra, non è diciamo come in Francia, se in Bordeaux e se chiedi una bottiglia di Burgogna, di più che cos'è, hai capito, e viceversa, ecco. È un po' come l'Italia, vieni dell'Australia, qui invece qualsiasi. Assolutamente, qui c'è competizione tutto il mondo. Qual è stato il tuo primo incontro con il vino di Rivetto e com'è andata che l'hai scelto? Insomma, già, cioè, conoscevo l'azienda da tanti anni, questo è sicuro, però ultimamente l'ho riscoperto, anche perché io credo che, cioè, Rivetto abbia rivisto un po', come ho detto prima, la ricetta e iniziato a fare dei vini che sono, secondo me, moderni, per un palato moderno e anche fatti benissimo, che è molto molto importante, molto importante. Infatti parlavo del 2004, che è la riserva, è un grandissimo vino, grandissimo parolo, generoso in bocca, enorme in bottiglia, è incredibile, è un grande vino, ecco, è quello.